Un parcheggio, qualche bottiglia, musica a palla e pasticche in quantità. Queste foto, scattate nel quartiere Eur, fotografano l'ultimo sballo della movida romana, fra le macchine in sosta. È la moda pericolosa del rave parking, una sorta di rave party con meno partecipanti e dunque più facile da improvvisare e all'occorrenza, se arriva la polizia, da spostare. Ma quello che ha preso vita nelle notti della capitale è qualcosa che gli Stati Uniti conoscono già da tempo. Studenti americani come quelli italiani, diverso lo scenario, stessa voglia di sballarsi. Coi piedi sui tetti delle macchine, ma solo dopo diversi drink. Dall'estero a Roma il risultato non cambia, la modalità pure. Ci si dà appuntamento in un parcheggio, si resta in equilibrio, alcol permettendo, sui tetti delle automobili e si balla fino all'alba. O nel peggiore dei casi, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Io trovo una fastidiosa questa musica, è terribile. È la musica che però, come sì, genere... No, certo, certo, sì, beh, attrae molto... Poi ci limitiamo, sbaglio io a dire i giovani, ma in realtà il raggio è molto, molto più ampio. Ne parliamo di rave selvaggi e per questo lo ringraziamo col dottor Giovanni Serpelloni. Sì, Elena, che è a capo del Dipartimento Politiche Antidroga. Buongiorno. Dottor, buongiorno. Buongiorno dottor Serpelloni. Rave selvaggi, questo significa almeno... Improvvisati anche, all'ultimo secondo, quindi impossibili anche da gestire. Dottor Serpelloni, un fenomeno quanto importante, noi cogliamo subito l'aspetto statistico per coinvolgere poi i nostri ascoltatori al dibattito. Ma guardi, è un fenomeno assolutamente importante, serio, soprattutto da tenere sotto controllo. Il numero di rave che noi abbiamo intercettato negli ultimi 12-14 mesi è di circa 78 rave. Stiamo parlando di rave importanti, e quindi non di piccole festicciole, di cui il 58% è stato poi fermato o in qualche modo gestito grazie all'intervento del nostro sistema d'allerta. Noi abbiamo un sistema d'allerta che monitorizza quello che in rete viene pubblicizzato come rave party. Se ha delle caratteristiche che possono farci pensare che sia illegale, perché non tutti i rave sono illegali, non tutte le adunate musicali sono illegali chiaramente, solo alcune che non rispettano determinati parametri, soprattutto per la sicurezza dei partecipanti, vengono segnalati questi rave, questi possibili rave, alle forze dell'ordine, al comune, alla prefettura, che fanno gli accertamenti molto rapidamente per vedere se sono in regola, e se non sono in regola vengono disincentivati gli organizzatori a continuare su questa attività. Ecco, questo per quello che riguarda quelli che vengono in qualche maniera pubblicizzati via internet o comunque con un passaparola. Diverso il discorso invece per quello che concerne questi rave improvvisati, magari anche la sera stessa organizzati con meno partecipanti, ma che mettono a rischio poi la vita dei quartieri. Quindi quello che volevo sapere è come si sta cercando di porre un freno a questo fenomeno, questo nuovo fenomeno. Guardi, questo nuovo fenomeno è un fenomeno marginale per fortuna, per quello che ci risulta, vuol dire che non investe grandi quantità di persone e di organizzazioni, sono più fenomeni di compagnie di ragazzi che hanno instaurato questa modalità trasgressiva, se volete, chiaramente pericolosa, per poter forse dare un po' di senso piccante alla propria vita, alla propria gestione del tempo libero, cose chiaramente che poi possono lasciare qualche strascico. Non possiamo sicuramente sottovalutare, ma nel caso del rave parking, come l'avete definito voi, è più un fenomeno che compete alla polizia stradale e alla polizia municipale la sorveglianza e il controllo di queste cose, perché non avendo segnali di sé, non dando segnali di sé sulla rete internet o via SMS oppure su Facebook, su Twitter, su questi social network, è estremamente difficile individuarli. Comunque non hanno la vastità e comunque diciamo la dimensione di quelli che possono essere i veri e propri rave party, dove dietro ci sono delle organizzazioni ben rodate
e sicuramente organizzazioni che sanno anche come evadere la legge, i controlli, eccetera, che possono creare invece delle condizioni di sicurezza estremamente pericolose per i partecipanti. Insomma, non è il caso che le persone decedute siano avvenute appunto all'interno di questi, certo, di questi rave. Prima abbiamo avuto un bel fattore questa mattina, fattore radio, che abbiamo ospiti assolutamente adatti alla conversazione ai tempi radiofonici, quindi questo clima assolutamente piacevole, nonostante i temi che trattiamo sono importanti, si permette anche di sviluppare l'argomento stesso. Prima di lei, dottor Serpelloni, abbiamo avuto il segretario del Codice di Pescara per un fatto di cronaca nera che ha insanguinato il capoluogo abruzzese la settimana scorsa. E, mi sembra che di cogliere nelle sue parole quanto abbiamo potuto cogliere dalle parole dell'ospite precedente al suo intervento, ovvero la mancanza, se non totale, ma grande delle leggi, del controllo, delle istituzioni. Sbaglio? No, guardi, io non sono d'accordo su questa cosa, ma lo dico molto serenamente e tranquillamente. In Italia abbiamo anche troppe leggi. Se si vuole intervenire sul fenomeno dei rave party, cioè su questo di cui abbiamo discusso prima, ci sono tutta una serie di leggi e regolamenti, non servono leggi nuove. Mi sono spiegato male, dico, però mancano tutori della legge per farle rispettare, questo volevo dire. No, forse manca una tradizione, una sorveglianza che comunque noi abbiamo provato ormai essere efficace e soprattutto sostenibile e fattibile al controllo del territorio. Devo dire che tutte le segnalazioni che noi facciamo, e che le facciamo, come vi dicevo, al prefetto, al questore e al comune, al sindaco quindi, no? Sì. Delle varie città e dei vari paesi dove avvengono o dove dovrebbero avvenire questi rave, trovano sempre un'ottima accoglienza. Il problema è cogliere questi eventi. Non è così semplice, sono tutte delle tecniche, delle tecnologie che abbiamo sviluppato anche in collaborazione con la Direzione dei Servizi Centrali Antidroga, con la Polizia Postale, per poter capire, perché sono rapidissimi. I posti dove vengono eseguiti e fatti questi rave vengono comunicati il venerdì per il sabato o il sabato per la domenica. Quindi i tempi di intervento sono estremamente, a volte, difficoltosi. Io devo dire che la sensibilità che ho trovato nel momento in cui facciamo la segnalazione è massima. Non abbiamo trovato persone o organizzazioni o forze di polizia che non tengono in considerazione quello che gli viene detto, insomma. Elena. Ecco, dottor Serpelloni, le volevo chiedere una cosa, perché voi vi occupate giustamente di politiche antidroga. Io volevo sapere cosa ne è delle notizie che uscirono un po' di tempo fa a proposito delle nuove droghe, mi sembra si chiamassero Shabu e non so come altro, insomma tutte quelle che sono praticamente delle new entry sul mercato di queste, sì, tossicodipendenze. Guardi, il sistema d'allerta, oltre che dei rave party, che è un'attività comunque importante ma marginale, si occupa fondamentalmente del monitoraggio dell'entrata delle nuove sostanze, quindi cannabinoidi sintetici, catinoni, tutte queste nuove, chetamina compresa, no, sul territorio nazionale. Noi ne abbiamo identificate nell'arco di 2 anni 154 nuove sostanze, che sono sostanze di nicchia, per fortuna sono sostanze poco utilizzate, compaiono e scompaiono, vengono immesse sul mercato con una tecnica proprio di marketing. I produttori, che spesso utilizzano dei composti farmaceutici anche brevettati, tra l'altro acquistati in Cina, che poi vengono venduti come naturali perché mescolati a delle erbette o a delle cose che li fanno assomigliare tali, quindi vengono vendute sotto mentite spoglie praticamente. Commercializzate anche su internet o sbaglio? Vengono commercializzate sia su internet, sia negli smart shop, e sia in un commercio, un piccolo commercio che uno si può organizzare, e a volte qualcuno ci prova, anche se i NAS sono molto attivi su questo e hanno fatto parecchi arresti in relazione a questa cosa. E sono comunque sostanze che sono estremamente pericolose, sono tutte sintetiche, derivano per la maggior parte da sono scarti della ricerca farmacologica. E abbiamo avuto circa più di 30 casi di intossicazione acuta che hanno in Italia avuto bisogno del pronto soccorso. E, ripeto, è un fenomeno di nicchia, per fortuna, non prende tanto ancora all'interno dei giovani, infatti l'età media dei ricoverati, pensate voi, è di 35 anni,
noi ci aspettavamo che fossero delle sostanze utilizzate. Pensi che fessi sì, tutti, sì. Tutti altri, chi fa uso e chi assume droghe è un fesso, per usare un termine radiofonico, e rispettoso nei suoi riguardi, che è il nostro interlocutore di riferimento all'argomento che stiamo trattando, dottore. Un quadro più attento quello che ci fornisce il dottor Serpelloni rispetto a quello che ovviamente viene enfatizzato dalla cronaca, ma è ma sempre guardi, bene c'è molta sentire. Attenzione, se mi permette, perché dottor Serpelloni, però dobbiamo essere rispettosi per lei, per la sua attività e per chi ci ascolta, altrimenti in questo paese si fa tutta comunicazione inutile, basta un comico che manda a vaffa questo e quello per avere consenso e non va bene. Parliamo di persone serie e di chi si impegna come lei tutti i giorni a lavorare, perché se questo paese non è ancora morto è grazie anche a persone che come lei lavorano o direttamente o indirettamente per le istituzioni e per far funzionare un minimo questo paese, ci mancherebbe altro. E lei fa un quadro che c'è sicuramente di conforto, Elena, quindi il problema passa dall'altra parte, passa su un'altra tipo di attività, che è quella giudiziaria. Questa gente deve essere condannata a pene infinite, perché sono dei mascalzoni, dei bastardi che fanno delle attività mostruose e criminali nei confronti dell'umanità, punto. Poi quello che fa lei è un lavoro davvero encomiabile. Andrebbero chiusi questi shop in cui commercializzano queste sostanze. Guardi, noi abbiamo organizzato ancora 2 anni fa una grossa operazione in collaborazione con i NAS di controllo e di chiusura di tutti questi smart shop che vendevano queste sostanze. C'è un problema di fondo che comunque abbiamo ormai superato, che queste sostanze, non essendo conosciute, non potevano essere neanche sequestrate, perché non rientravano nella classificazione delle sostanze stupefacenti. Ora le abbiamo individuate, le abbiamo inserite in queste tabelle, quindi bene, le forze dell'ordine possono agire sequestrando, arrestando le persone che vendono e spacciano queste sostanze, perché adesso sono diventate sostanze stupefacenti. Benissimo, sono questa è una buona notizia. Sono arresti importanti, è stato smantellato un primo laboratorio dai NAS su Milano che tentava di produrre queste cose all'interno del territorio italiano, sono stati controllati oltre 120 smart shop, quindi diciamo che l'impegno è sicuramente massimo. Poi guardi, la cosa più importante è che le persone che ci stanno ascoltando, soprattutto i ragazzi e i giovani, capiscono che la responsabilità del comportamento è di ognuno di noi. Noi possiamo fare, insieme alle forze dell'ordine, insieme a quello che fate voi, alla scuola, alle famiglie, un sacco di prevenzione, magari anche di belle parole, però poi alla fine è il singolo che decide se usare o non usare. Certamente sì, però ci vuole l'informazione giusta e questo è fondamentale. Sì, posso dare anche una buona notizia, però non sembra sì, che sì, così sia. Ci chiudiamo, prego, dottor Serpelloni. Guarda, la buona notizia è questa, che ormai noi osserviamo il fenomeno droga da 4 anni con degli osservatori particolari. Uno in particolare, andiamo a dosare i metaboliti delle sostanze, quelle che vengono usate nelle acque reflue, nelle acque delle fogne praticamente. 18 città campione in Italia. E possiamo confermare che anche quest'anno, quindi sono già 4 anni che c'è questo trend, c'è una diminuzione dei consumi. Bene. Che vuol dire che c'è, meno è male. Certo. È una cosa positiva. Meno male, meno male. Va rinforzata, certo. Va sicuramente non abbassata la guardia, ma vuol dire che le giovani generazioni stanno capendo forse che la droga è passata di moda. Fate benissimo. L'amore, non fatevi le pere, che è meglio, vi divertite. Ringraziamo grazie, il dottor Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento Politiche Antidroga. Alla prossima occasione, dottor Serpelloni. Buon lavoro e buon tutto, grazie di cuore.